Salve a tutti amici, benvenuti su un nuovo episodio di Minecraft. Oggi vi farò vedere tutte, non tutte, ma un sacco di cose aggiunte nella 1.17. Sarà un video un po' corto, ma l'importante è che sia un video. Spero che vi piaccia. E niente, per prima cosa è stato aggiunto l'Axolot, che può essere trovato nei mari, nei fiumi, penso, e da quelle parti lì. E se viene piazzato, ci sarà l'Axolot. Per prenderlo basta che abbiate un secchio d'acqua, trovate l'Axolot e ci fate tasto destro sopra. Passiamo alla seconda cosa, il blocco di ametista. Si trova nelle caverne. E quando viene piazzato oppure distrutto farà un rumore. La prossima cosa è il secchio di neve polverosa, che non so come si faccia ad ottenere, ma è molto bello. Tipo, guardate, mi metto in sopravvivenza. Ecco, non è proprio il massimo farlo. Aspettate un attimo. E ecco, praticamente quando ti butti, ti piazza un blocco di neve e se ci vai dentro ti congeli. E penso che poi si inizi a prendere danno. Va come trema. E quindi lo puoi usare tipo secchio d'acqua. Ecco, bravissimo sono. Passiamo alla prossima cosa. La prossima cosa è il blocco di rame, il minerale di rame, che quando lo rompete vi darà il lingotto grezzo, cucinandolo penso, diventerà il lingotto di rame, con cui se ne avete 9 prendete la crafting e fate così e vi creerà il blocco, che è bello, dai, anche per decorazione ci sta. Sul rame non c'è niente da dire. È un bel materiale, hanno fatto bene ad aggiungerlo. Ma passiamo alla prossima cosa. È il canocchiale. Penso che tutti sappiate a cosa può servire un canocchiale per vedere più in lontananza. Tipo, voglio vedere un pollo, se lo trovo. Vabbè, non lo trovo, però possiamo ammirare un fantastico fiorellino e delle fantastiche mucche. Ciao! Non guardarmi così! Il blocco di luce, la luce, che non si può trovare nel menu, però si può ottenere facendo slash give il vostro nome Minecraft Lite. Così. E vi darà il coso. Ecco, boh, me lo regivo. Questo blocco servirà di notte, tipo sunset night. Quando lo piazzerete farà luce. Si può mettere solo in creativa, non lo puoi avere solo in creativa, però è bello perché puoi anche non usare le torce per decorare la casa, non so. Basta questo, ma che carino. Questo qua è una delle mie cose preferite. Però passiamo alla prossima cosa, che è proprio il tappeto di muschio. Che non so cosa serve. Tappetino. Vai via. Però è bello perché puoi decorare il giardinetto. E poi c'è l'azalea, che è tipo un come si chiama? Non mi viene il nome, un arboscello, ecco. Che quando lo piazzi non sembra un arboscello, sembra un blocco, ma è un albero. Si vede palesemente che è un albero. E c'è anche quella con i fiori. Però questo è solo il fiore. La prossima cosa è la piattaforma grande.
che questa qua penso sia la mia preferita in assoluto. Cioè, te salti e dopo un po' si rompe. È fantastica per i parkour. Tipo, ne metti una lì. Una volta che cadono, dopo si rialzeranno, tipo dopo 8 secondi circa. Come nuove. La prossima cosa è la piattaforma piccola che non so come si metta, però è la piattaforma grande, però piccola. Molto difficile da capire e vabbè, passiamo alla prossima. Sono le lichene luminose, che tipo qua scavi, se sei in creativa puoi metterle. O in survival le trovi nelle caverne. Quando le metti faranno un mini bagliore. E niente, fanno un bagliore. Pensavo che ci si potesse arrampicare, ma invece no. Illuminano e basta. Sono belle come decorazione. Boh, passiamo alla prossima. È il blocco di muschio che è il tappeto, ma è il blocco. È carino anche questo per far tipo stanze della natura. E mi piace un sacco. Carino, mi piace proprio il design. Oh, la candela, anche questa secondo me è una bellissima invenzione, che quando le piazzi, puoi piazzarne fino a 4, puoi accendere. E faranno luce. Ovviamente più ne piazzi più luce fanno. Adesso vediamo. Esatto, con una ne fa poco, con due devo accenderlo. Ah sì, non così tanto accenderlo. Con due un po' di più, con tre abbastanza, con quattro un sacco. Beh, le candele, niente da dire, sono fantastiche. Passiamo all'ultima. Ovviamente ce ne sono un sacco di più, però non ve le faccio mostrare tutte perché sennò il video dura 20 minuti. E quindi passiamo all'ultima, che sarebbero le bacche luminose, che se ti metti in sopravvivenza e hai fame. No, no, scheletri, non vi voglio. Boh, vi restituisce la fame, penso più delle bacche normali. E niente, così. Oddio, le candele volano. Vai nella candela, vai nella candela. Ok, ora prova a picchiarmi, eh. Aspetta un attimo. Di 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 1. Fino a 1. Ok. Il video di oggi è finito, spero che vi sia piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi, attivate la campanellina, io e questo bellissimo creeper vi salutiamo. Ciao!